E arriverà un giorno che noi speriamo che tutte queste persone che sono praticamente, che ricoprono questi organi della comunità europea, vengono valutate dai cittadini degli Stati membri, perché hanno fatto impoverire i cittadini di tutti gli Stati membri, hanno distrutto il lavoro, hanno distrutto le imprese, hanno distrutto la cultura, stanno creando. Perché tutto questo? Perché le istituzioni finanziarie governano questi politici. Ora, le istituzioni finanziarie hanno voluto che l'Italia, in Italia ci fosse questo cambiamento costituzionale. Quindi chi vota no, vota a favore del cambiamento della comunità europea, chi vota sì, vota a favore delle istituzioni finanziarie. Non ci sta niente da fare. Se uno non l'ha capito che questa è la vera scelta, la verità è questa. Io come esperto del diritto comunitario posso dire che la, questo poi ve lo dico, non lo dice nessuno, le nuove norme contengono delle modifiche costituzionali in cui si esprime direttamente che l'Italia deve accettare, deve orientarsi. Quindi questo è l'elemento più importante, quello della restituzione finanziaria, e che si chiede il rispetto delle normative comunitarie ancora più profondo di quello che faceva la vecchia comunità. E quindi concludo dicendo che noi continueremo questa battaglia e dobbiamo assolutamente vincere con il no, perché se no le istituzioni finanziarie si impossessano nel nostro paese anche sotto questo profilo. Io spero che il cielo ci aiuti. Grazie a questo e vi ringrazio. Adesso sono rimasti Orazio Daniele e Giorgio Vitali. Vieni Orazio, parli prima tu. Ma da poco che No, non mi sono ricordato. Tieni, sta già registrando. Ma ho dovuto nel tutto il tempo? Eh sì, tutto il tempo. Ho vedere il te. Lo vuoi intervenire? E Giorgio? Sono tutti quei video che fanno migliaia di contatti giornalieri. A un gruppo molto selezionato di astanti. Anche io ho partecipato non dall'inizio ma ho sentito molti interventi e devo dire che questi interventi hanno ben chiarito il quadro generale. Quindi parlando per quasi per ultimo ovviamente rimane poco da dire, però qualcosa da dire c'è. A proposito di truffa e raggiro e rapina dei diritti assoluti garantiti ai cittadini, voglio raccontare un episodio che è avvenuto soltanto lunedì, dunque il 12 mi pare che fosse lunedì, il 12 novembre, qualche giorno fa. Allora, abbiamo scoperto, partecipando a un incontro alla, ad uno delle sale esterne del quattro animali, devo andare a prendere i documenti. Non abbiamo potuto intervenire perché le relazioni sono protratte molto a lungo, e abbiamo però scoperto un dato di fatto interessante, che qui voglio ricordare perché dovete divulgare le novità del fatto. Della mostruosità addirittura del fatto, e cioè che ho scoperto che tramite un amico, posso anche fare il nome, si chiama Alessandro Gori, che è un CTU del Tribunale di Cremona che si occupa professionalmente di queste cose, è emerso a lui, andando ad indagare nelle varie banche dati più o meno occulti da Banca d'Italia, questo signore ha scoperto che esiste un certo Angelo Cardarelli che in pratica decide nel consiglio di amministrazione della Banca d'Italia.
abbiamo 265 voti su 529, cioè la maggioranza più uno, è lui che decide cosa fa la Banca d'Italia. Un uomo che si chiama Angelo Cardarelli, insieme al suo collega Giulio Cesarini, e questo c'entra perché questo rappresenta benissimo la spoliazione da parte di queste entità internazionali dei valori, dell'identità, dei concetti di riferimento fondamentali che supportano la nazionalità. E questo a dire, a confermare quanto diceva poco Caracciolo, che l'intenzione di questa entità sovranazionale è quella di cancellare le nazioni, perché sono conflittuali con i suoi interessi, e le nazioni si cancellano in una maniera molto subito inizialmente e poi anche con la violenza successivamente, quando le resistenze della popolazione ormai sono principalmente quelle psicologiche di appartenenza, sono abbattute. Voglio ricordare, e poi diciamo, lascio la parola a Giorgio, voglio ricordare diciamo, quanto è successo nel periodo del crollo dell'impero. Il crollo dell'impero ha avuto le stesse modificazioni per, diciamo, nel tempo, nel corso degli ultimi 100 anni dell'impero, molto simili a queste che vengono riapplicate attualmente, e cioè in particolare l'aumento esponenziale della tassazione. Il vincolo della plebe e del contado alla colonia, e quindi la successiva servitù della plebe, nel servitù della gleba. E quindi ecco, c'è stata tutta una serie, e ovviamente, cosa importante, contemporaneamente la protezione della ricchezza dell'impero da parte dei soliti noti, che sappiamo bene chi sono, no? E cosa fanno? Lo hanno fatto loro trasponendo tutti i valori, i poteri e le garanzie dell'impero nel nascente papato. Quindi tutto quello che ne è derivato poi, sappiamo, mille anni di terrore, oscurantismo, schiavitù, sevizie, usurpazioni, violenze, genocidi, quanti ne vogliamo mettere, e questa è la sorte che ci aspetta, perché né più né meno sta succedendo adesso lo stesso identico cosa. Cioè noi abbiamo qui di fronte un'entità subdola, che però prevale ormai tutte le istituzioni nazionali e anche internazionali, che continuamente acquisisce, compra, corrompe, eccetera, tutte le varie istituzioni e funzionari e dirigenti dello Stato a tutti i livelli, dal Presidente della Repubblica, che noi sappiamo bene di che provenienza familiare è, e non solo, e di tutti quelli che conseguenzialmente la scala derivano da lui. Basta ricordare, come dicevo prima, il fatto stesso che abbiamo un signor nessuno, incapace, incompetente, incapace e dichiarato ufficialmente dal Tribunale della Corte dei Conti 2 anni fa, incapace di intendere di volere, che non potrebbe ricoprire nessuna carica né imprenditoriale né funzionale in nessuna istituzione pubblica o privata, e invece lo ritroviamo a capo del governo. Questo signore, capo del governo, insieme ai suoi accoliti e insieme a un parlamento di usurpatori, che cosa fa? Propone una serie di leggi, tra cui anche questa di cui andiamo poi adesso a discutere. Che cosa dice questo signore? Dice in definitiva che io esisto e quindi posso produrre, posso realizzare, posso ideare, e nessuno è migliore di me, addirittura la sua follia lucida e ovviamente paranoica. E che cosa fa? Attraverso scambi di potere, scambi di favore con ad esempio un consigliere della Corte Costituzionale, lui rimane al potere per tutta la legislatura, il Parlamento altrettanto, quando l'articolo 138 della Costituzione dice che una volta che emerge una sentenza della Corte Costituzionale, questa va eseguita entro 24 ore. Quindi se io vi dico che tu sei un abusivo, eletto o nominato illegalmente da un Presidente della Repubblica altrettanto nominato illegalmente, tu che cosa fai? Tu invece di indire nuove elezioni,
elezioni immediatamente entro i tempi previsti dalla Costituzione, tu rimani inalterato lì e addirittura vuoi cambiare la Costituzione. È vero. Perché così fa più gioco a te, perché raccoglie la tua matricola. Questo non è possibile. Noi non possiamo permettere tutta questa serie di delitti contro l'istituzione sacra, principale, fondamentale, la legge che dice che cosa si fa e che cosa non si fa. Prima, fra tutte, sotto l'aspetto morale, sotto l'aspetto quasi religioso del concetto stesso della cittadinanza. E quindi ecco, noi siamo qui oggi per dire no a questo ulteriore scempio che porterebbe a conclusione una delle tante fasi, perché non è solo questa ovviamente, che porta alla decadenza dello Stato, all'annichilimento dello Stato, alla perdita dell'identità di ciascuno di noi all'appartenenza a questo Stato e a quei valori che porta avanti questo Stato e a tutti i sacrifici che diciamo sono stati compiuti nel corso dei secoli per arrivare a questa conclusione, pure se con momenti di errore, intracci nel percorso, sbagli lungo la via, ma comunque sia, oggi fino a qualche anno fa eravamo il terzo, quarto, quinto, sesto nazione al mondo economica e industrialmente e anche avanzata civilmente, culturalmente. Oggi non siamo più niente. Oggi stiamo assistendo a questo crollo totale, a questa disgregazione totale che ci condurrà all'assoluta non appartenenza al genere umano. Ho finito. Adesso la parola a questo riproduce anche le parole, solo l'immagine. No, e anche la voce, tutto. Allora, visto che siamo alla conclusione e io sono qui per fare un po', diciamo così, un punto della situazione, ho portato alcuni documenti, certamente non per leggerli, documenti anche, vedo che viene il nostro amico Cristiano Busterman, noto esperto di diritto costituzionale meno, sperando che lui anche lui possa intervenire, perché qui stiamo dicendo delle cose piuttosto importanti. Allora, La prima cosa che vorrei dire è che oggi alla televisione, all'Italia in diretta, un noto esponente del gossip, tale Cristiano Maglioglio, un personaggio notevole, questa è la gente che comanda veramente in Italia, cioè la facciata è quella. Non so chi sia meglio tra Cristiano Maglioglio, che fu allontanato dalla RAI perché una volta sparò un bestentone e allora non so quanti anni l'hanno tenuto, capito così, a battersi il petto da qualche parte, e, però era un grande esperto di cinema, grandissimo esperto di cinema, che risulta essere, è stato amico, lui che poi era di altra tendenza, di tale Maria Schneider. Ora, perché voglio dire? L'attrice Maria Schneider, quella di Parigi. Allora, perché voglio dire queste cose? Perché ci sono dei punti essenziali nella storia dell'umanità, no? Ma che c'entra questo con il referendum? Sai, ad esempio, per mille anni sono andati in giro dicendo che c'era stata la famosa donazione di Costantino. Ancora? Per mille anni c'era. Quindi questi atti, queste vere icone della società, della cultura italiana, c'entra, perché la vita è tutte queste cose. Quando noi contestiamo, ad esempio, una riforma costituzionale, lo facciamo sulla base di due principi fondamentali, che sono principi logici, razionali. Cioè, esiste la Costituzione, tu proponi qualcosa che dal punto di vista costituzionalista è assolutamente è impensabile, è incredibile. Perché? Perché vivi in un mondo che non è più quello attuale. Il mondo attuale è un mondo che si basa sulla falsità, sulla istituzione concettuale della falsità. Come chiamare liberazione una... Tutto è partito da Freud, tutto è partito da Freud. Esatto, e chiamano liberazione una sconfitta militare. E lì è iniziato tutto il principio, direi iniziato per quanto riguarda l'Italia, perché prima di quel momento lì si diceva nero è nero, rosso è rosso, dopodiché è tutto sfumato.
Allora, perché è importante? Vediamo se tu che sei esperto di Cidra mi dici perché è rimasto un elemento fondamentale nella storia del mondo questa icona di Maria Schneider della tanga Parigi. Esattamente, quale ce l'ha rimasto l'icona? L'icona erotica, diciamo. E certo, e così nel parere. Quale simbolismo gli vogliamo attribuire? Non lo so io. Quale simbolismo gli vogliamo attribuire? Quello che Renzi vuole fare a noi. La sottomissione degli enti dell'Europa alla violenza, diciamo, tecnocratica. Allora. La metafora, diciamo. Dove? Però grande è un po' attiva come metafora. Un grande attore affetto di una patologia è particolare, ma non è strana, no? Era Marlon Brando. Che cosa fa? Si fa fare il massaggio alla prostata. Qual è il punto essenziale di quel film che è rimasto nella storia? Ma che c'entra con il Fefferè? Perché? Perché il referendum non è uno che deve fare il massaggio alla prostata. Noi siamo tutti prostatici, sarà prostatico che è l'amico Renzi forse, con quella moglie che c'ha, andate a dire che l'ho detto io, con quella moglie che c'ha, Renzi se merita un massaggio prostatico, almeno questo no? Ti permetti di dirlo? No, sto dicendo che la logica andiamo oltre. Ci spinge a non capire i meccanismi che sono stati messi in funzione proprio stamattina. Hai messo l'idea? Proprio questa mattina, poi leggerò poche cose qui e via, perché adesso ho preso dal periodo da un'altra parte, abbiamo parlato per tutto oggi pomeriggio di cose molto importanti, quindi cerchiamo di divagare un momento. Sfatare un attimo. Questa mattina è stato mi viene sentire una negoziante molto esperta di comunicazione, mi ha detto che loro puntano, perché lei sente in continuazione l'opinione delle persone, e le donnette, le donne di una certa età, voteranno sì. Perché? Perché è un bel ragazzo, Renzi, si presenta bene, e dice delle cose belle, è molto accettabile, è una persona che fa bene, quindi loro voteranno sì. Perché? Perché la società è fatta così, perché cosa credete che fosse? Quando continuavano a raccontare, no, quella balla stratosferica della donazione di Costantino, non c'erano tutte le pechine di tutti i paesi, di tutto il mondo cristiano che ci credeva? Non è la stessa cosa? Concettualmente è la stessa cosa. Quando si parla di contrastare certe operazioni, non basta, no. Noi siamo coscienti, abbiamo capito qual è il meccanismo. Però il meccanismo è molto più complicato e molto più profondamente studiato di quello che non si possa pensare. Perché il meccanismo non è il sì e no in questo momento. Però contemporaneamente, assieme alla manipolazione studiata dai naturali eredi del Bron Freud, perché nessuno parla mai delle scuole di psicoanalisi che hanno improntato tutti i sistemi di condizionamento della società mondiale. Parliamo della programmazione neurolinguistica. No, parliamo della programmazione neurolinguistica. Ci sta un altro relatore, sì, e chi ascolta, chi vedrà per questo video, vorrà sentire. Può attendere, è un amico che può attendere. Comunque, siccome la mia opinione fondamentale è quella di richiamare l'attenzione su questi tantissimi concetti, perché è inutile che noi stiamo a combattere la battaglia, ad esempio quando si parla di guerra, no? Nessuno di noi si è accorto che la guerra oggi non è più quella che credono loro, che gli americani credono di vincere la guerra con le bombe atomiche, non la vincono, perché la guerra attuale è la guerra asimmetrica, è lo stesso accordo, noi dobbiamo prendere atto che è in atto una guerra asimmetrica, che è quella che vincerà fuori luogo, proprio al di fuori di una logica attacco-difesa, è questa la cosa. Se uno non ha la coscienza di quello che sta avvenendo, è inutile che io dico che in un certo articolo hanno detto questo o quell'altro.
Per precisare altri, alcuni concetti, gli altri non li voglio nemmeno sottolineare, ma quello che mi interessava è appunto era ricordare questa cosa. Voglio fare presente, qui ho tutta una serie di documenti che testimoniano come l'attuale Costituzione, quello che ne resta, non poteva che essere la conseguenza di tutto quello che è stato elaborato nei 50 anni antecedenti. Ma perché? Perché la natura non facit saltus, è evidente. Se noi andiamo a vedere la storia delle 35 costituzioni francesi, francese è un popolo serio, che nel momento in cui determina dei cambiamenti, quei cambiamenti li fa e li scrive subito in una costituzione. Sono 35 costituzioni, nel periodo in cui noi ne abbiamo fatte due, perché la prima è quella albertina e la seconda è quella del 1947-48, e poi non c'è stato nient'altro. È questo aspetto sostanzialmente truffaldino che ha permesso a chi di non prendere atto che esiste una Costituzione, a cominciare dall'attuale Corte Costituzionale. Non a caso noi abbiamo avuto la possibilità di conoscere due pensionati della Corte Costituzionale, i quali sono fieramente contrari a questa faccenda. Allora, no, lo sono perché sono andati in pensione, perché se continuavano a rimanere non gliene fregava un tubo, non gliene fregava niente. Questa è una logica che noi dobbiamo conoscere. Allora, come stavo detto più una volta, alcuni hanno cercato di negarlo e non è possibile, non è vero. Ricordiamoci molti di quelli che hanno partecipato alla stesura dell'attuale Corte Costituzionale erano senatori del Regno, ce lo può confermare lui. Senatori del Regno che hanno continuato a fare i senatori per tutto il periodo del fascio. Allora che facevano? Si grattavano le balle? Andavano in segnato a grattarsi le balle o facevano qualcosa? Visto che erano insigni, maestri, hai capito, del diritto. Allora era tutta gente che ovviamente nella Costituzione del 1814, questa è un'altra addentellata del 1815, che erano le due costituzioni legate alle ultime vicende napoleoniche, quelli che hanno fatto questi derivati costituzionali non erano quelli che avevano fatto parte del regime napoleonico, e il regime napoleonico, a parte alcuni, non si è avvalso di quelli che erano stati i regicidi, quelli che nell'ambito della rivoluzione francese avevano votato per la morte del re. È evidente che esistono nella storia due elementi fondamentali, uno che è quello della continuità e uno è quello di alcuni strappi della continuità, ma se le persone sono quelle, se la vita media è quella che noi viviamo, se nelle istituzioni ci sono certe persone, quelle persone non possono cambiare dall'oggi al domani alla loro mentalità preesistente. Io penso a personaggi come De Nicola, penso a questi personaggi, sono tutti personaggi che sono scritti qua, storia della nostra Costituzione, che tutti dovrebbero, quando clicchiano la Costituzione, ci dovrebbero leggere questo testo. Perché? Perché ci sono due elementi importanti. Il primo, le persone che facevano parte, c'era anche il papo del nostro attuale precedente. Lo sappiamo. Signor Bernardo. Io l'ho presentato della mafia, ovviamente, ma perché la mafia è stata una delle vincitrici dell'ultimo conflitto, uno dei cardini delle esecuzioni italiane, dobbiamo dire ormai. Andate a vedere che parla all'interno della Banca d'Italia e vi renderete conto. Cioè, la Banca d'Italia è quello che sappiamo. Teoricamente, sì, teoricamente il potere finanziario privato gestisce le vicende della Banca d'Italia, ma a gestirla praticamente burocraticamente, e voi non sapete, se non andate a verificare chi sono fisicamente, che non figurano mai, i vari dirigenti di Roma e di tutte le province della Banca d'Italia. Sarebbe molto interessante andare a vedere. È una società per azioni, dico la Banca d'Italia. La società per azioni, nel caso, assume certe persone che hanno certe particolari raccomandazioni, che non sono la massoneria,
perché la massoneria è una bella storiella, massoni, vai a vedere la sostanza. La massoneria oggi, tra l'altro, ormai è un dato ufficiale che il Grande Oriente d'Italia non conta più niente, non ha mai contato niente, è la facciata, no? Deve dare la facciata, ci sono i massoni. Oddio! No. Allora, concludi. Non è il posto per chiudiamo. Concludi con un concetto. Chiudiamo. Allora, qui abbiamo con i documenti, lo leggeremo, invito i nostri amici a andare a vedere i nostri video su Alma Mediterranea, quindi questo è un discorso che io faccio qui, poi ne inizieremo degli altri. Questo è un testo importantissimo. Però rispetto a Renzi che dice chi vota sì, vota per il cambiamento, chi vota no, non lo... tu come rispondi? Ti rispondo, te l'ho già detto, è un falso. Per favore, è una falsità. È una falsità. Allora tu non hai capito niente di quello che ho detto fino adesso. Ho capito. No, assolutamente no. Allora, ti ripeto, il sistema, fin tanto che tu hai un rapporto diretto, l'ha parlato anche lui, programmazione neurolinguistica. Se non conosci la programmazione neurolinguistica, non sai qual è l'operazione psicologica che sta alla base di certe operazioni. Non c'è una frase di Matteo Renzi che non sia stata a lui inculcata da persone che sanno come devono manipolare la popolazione. Se non hai questa coscienza, è inutile che parli, lo affronti il problema dal punto di vista nazionale. Ha detto, quando ha parlato dei costi dell'operazione, è stato un modo subito. Perfetto, adesso l'hai spiegato bene. Stiamo qua con l'avvocato Carlo Morgante, del padrato della Costituzione. Adesso però... Allora, faccio vedere questo. Questo libro è importantissimo perché fa vedere due progetti fondamentali. Uno di Carlo Alberto, quello di Carlo Alberto Vigini, e l'altro di Lucio Calimberti. Apparentemente tutti e due avversari, ma nella sostanza gente che proveniva da due concezioni diverse in termini politici, ma culturalmente del lavoro. Questo è uno dei più belli ma sto dicendo queste cose, cosa vuoi che ti dica? Sì, ma la sintesi, fai la sintesi. E entro proprio quel dibattito. Fai la sintesi però. Allora, fai la sintesi. Qui ci abbiamo... Qual è il messaggio che esce fuori da questi libri, dai? Io sto cercando di spiegare altre cose. A conclusione di un discorso, e tra l'altro sto dicendo che se non capiamo che noi andiamo a affrontare dei problemi dal punto di vista nazionale, mentre gli altri lavorano sulla manipolazione psicoanalitica, perdiamo sistematicamente. Non sappiamo quale sistema. Nessuno che è venuto qui adesso, no, ci ha portato l'analisi di tutto quello che viene fatto in televisione giornalmente per sostenere il sì. È quello, andate a vedere la trasmissione, scusa, non quello ufficiale che non c'è mai nessuno. Non quelli sotterranei. Il fatto sulla comunicazione, il mezzo ruota, il messaggio in forma e forma comunicazione. Esattamente. E allora, Ma John Wayne non poteva esserci se prima non ci fossero stati gli studi freudiani, come lui stesso McLuhan ha ammesso prima di dedicarsi allo studio della comunicazione. Posso fare una piccola interruzione? Sì. Allora voglio dire all'amico che giustamente fa le sue obiezioni che per entrare nel campo proprio pragmatico della questione, noi questa settimana abbiamo denunciato l'autori dell'AGCOM perché attraverso uno strumento che è messo a disposizione dalla stessa AGCOM, e cioè l'osservatorio di Pavia che certifica e verifica l'audience, la notizia, la parola, l'antenna, tutte le varie cose che sappiamo, c'era fra le altre cose TG4 che premia il partito, la fazione del sì con 72% del suo tempo, parola, antenna e quant'altro, notizia, e contro il 24% del no. Allora abbiamo denunciato la questione all'AGCOM, l'AGCOM ha detto voi non siete parte in causa, non avete titolo per andare, per... come? Io sono un cittadino, viene eletto un mio cittadino
perché io non ho informazione giusta per fare poi la mia scelta referendaria, e tu mi dici che non so, no, perché no, perché si sono fatti un'altra legge anche lì un blocco monolitico, per cui solo chi è direttamente interessato alla contesa del referendum può intervenire a richiedere l'intervento dell'autority, altrimenti no. Cioè questo stiamo andando tutti in qualunque settore ad un secondo livello di appartenenza allo Stato, cioè viene creato il gradino per cui il semplice cittadino non può interagire con la decisione dello Stato. È uno sbarramento, credo. Esatto. La menzogna intrinseca è quella che ti dicono che tu sei libero, poi non fanno niente, poi gli creano. No, ti dicono pure che l'autority è a favore e a difesa dei diritti del cittadino. Allucinante. Quel cittadino si lamenta, ti dicono che non hai diritto di lamentare. Finisco. Ha ucciso i diritti. Esattamente. Allora, quello che lui non c'ha, a me non interessa nulla di dire che l'attuale trasformazione della Costituzione è stata voluta dalla J.P. Morgan, lo sappiamo, sono al servizio della J.P. Morgan dal 1945, da Rothschild dal 1945, allora per concludere, perché avevo qui ad esempio la Costituzione di una grande della Repubblica Bolivariana del Venezuela, dove dicono delle cose piuttosto importanti, ma queste cose ci soffermeremo in altri video. Ho qui delle dichiarazioni molto importanti relative appunto alla facilità con cui si possa veramente stabilire in maniera molto chiara la dipendenza, la derivazione dell'attuale principi lavoristici a favore del lavoro da parte dell'attuale Costituzione. Ho qui con me altre cose in merito ed è affermare l'importanza del lavoro contro le finanze, perché tutto il discorso è lì, e questo discorso della valorizzazione del lavoro è iniziato con i sindacati inglesi 250 anni fa. Le union. E con questi non si può mai parlare, non si può dire niente. Allora, concludo con un'altra cosa, che non facciamo riferimento a questo, io esplicitamente, essendo manziniano, faccio riferimento a questo, nessuno vedo che ha citato questo, lo cito io, perché è importante, Costituzione della Repubblica Romana del 1849. Noi abbiamo dei riferimenti. Grande evento. Ci sono tanti che hanno riferimenti di altro tipo, miracoli e cose di questo genere. Noi come riferimento, se mi permetti, caro Guglielmo, abbiamo... Anche quello è stato un miracolo. Allora, la Repubblica Romana è 1840, dove ci sono alcuni principi che voglio leggere a conclusione del mio intervento. La sovranità è per diritto eterno al popolo. È per diritto eterno. E per me va benissimo. Nel popolo spetta, ci dà la sovranità, per diritto eterno. Articolo 2. Il regime democratico ha per regola l'eguaglianza, la libertà e la fraternità. Allora, basterebbe dire quale fraternità c'è nell'attuale proposta di riforma costituzionale per dire che loro sono i nostri nemici. Quello è fatto. Un conto è fare un commento e un conto è stabilire chi è il nemico, perché, come diceva il grande Carl Smith, il punto essenziale è l'identificazione del nemico. Allora, io mi riferisco a questa Costituzione. Riferendomi a questa Costituzione, mi ritengo cittadino di questa Costituzione e tutti quegli altri delle altre Costituzioni. Non sono solo dei cialtroni, sono i miei nemici personali. Io penso di aver detto quello che dovevo dire. Vorrei sentire la voce di Cristiano. L'ultima ragione ci stiamo costellando. E poi c'è anche un intervento di Alessandra Colla, però non può essere qua, e dopo la termine leggerò la sua relazione. Dibattito sulla riforma a livello regionale del Roma Capitale, che quindi la roba del cinema. Prima fatemi dire.
personale, ma consentitemi anche come simpatizzante radicale, seppure molto critico. Ho spesso avuto la tessera, in questo momento non la ho, ho quello di radicale comune. Non so se qualcuno era presente al congresso di, quando Almirante ricevette Pannella, fu la, prima visita, diciamo, di un esponente che non fosse del movimento sociale, un congresso del movimento, un congresso del movimento sociale. Pannella disse: il fascismo non è qui, il fascismo è quello degli antifascisti. Almirante gli disse: no, no, il fascismo è qui, riferendosi ovviamente al bagaglio di valori di cui comunque il fascismo, come dire, il movimento sociale pensava di essere la reincarnazione. Ora, nessuno si offenderà se io dico che il fascismo non è nei movimenti di destra anche estrema, il fascismo è a Palazzo Chigi, a mio avviso, e questa riforma costituzionale è la continuazione di un regime che si è instaurato, sappiamo, prima c'è stato il regime partitocratico, no, nella prima repubblica, ma il regime partitocratico era meno pericoloso perché c'erano più partiti che formavano delle maggioranze più o meno variabili con la DC come elemento fisso, poi c'erano delle opposizioni più o meno finte, qualcuno faceva vera opposizione, per lo più movimento sociale e radicale da quando ci sono stati, e tranne l'esperienza di Milazzo, no, che, diciamo, di cui ho spesso sentito parlare, adesso invece si sta instaurando un regime in cui a comandare è un partito, anche grazie a questa riforma costituzionale, addirittura una componente di un partito. Si sta andando dritti verso un regime. A mio avviso un colpo di Stato sostanzialmente di tipo fascista già è stato compiuto. Quali sono gli elementi di questo colpo di Stato? Beh, al di là del discorso del diritto comunitario che ha affrontato l'avvocato Cerchiara, sono a conoscenza tramite il confronto spesso con Milani, con Bernier, con Giuseppe Rubini, che non c'è. Sì, no, non ha potuto venire. Era venuto. Conosco con piacere questa sera, ma ho letto anche i suoi documenti, le sue denunce, i suoi studi. E quindi, al di là degli aspetti internazionali sulla perdita di sovranità, ma uno degli aspetti fondamentali è l'abolizione della sovranità popolare anche interna. Ne abbiamo avuto una riprova quando Re Giorgio, il 31 gennaio del 2012, mentre erano convocati in contemporanea tutti i consigli provinciali d'Italia, e attenzione, rispetto alla riforma delle province, non dimentichiamo che le province introdotte dal re in Francia nel 1600, riformate dalla rivoluzione francese e ribattezzate come dipartimento, confermate e riformate da Napoleone, la chiesa a sua volta aveva fatto già nel 1800 un tentativo con la comarca di Roma e gli organi rappresentativi delle autorità locali in una scala che non passa al di là della singola città, le province previste in Costituzione dal 6 gennaio 2002, quando entra in vigore la riforma del titolo quinto, elemento costitutivo della Repubblica Italiana, con un'autonomia garantita a livello costituzionale dall'articolo 5, principi fondamentali, Re Giorgio cosa fa? Mentre sono riuniti tutti i consigli provinciali, dice questa cosa della sottrazione, con Monti fecero un decreto legge che toglieva tutte le funzioni amministrative alle province, quindi già lì dovevano scattare le manette. Cioè, l'articolo 5 della Costituzione ti dice che devi riconosci addirittura la prestatualità delle province e dei comuni rispetto allo Stato nazionale. Comunque riconosci e promuovi l'autonomia locale e il decentramento, e tu, e in più tutti gli altri articoli del articolo 117 le funzioni amministrative, che la Corte Costituzionale da anni aveva detto che un nucleo non precisato di singole funzioni, ma un nucleo indefettibile di funzioni agli enti territoriali, glielo devi lasciare. Principio introdotto la teoria della garanzia istituzionale dalle corti costituzionali prima in Germania, poi in Spagna e quindi anche in Italia dal 97. Questi tolgono tutte le funzioni amministrative con Monti, il decreto legge salta poi perché la Corte Costituzionale fa fuori la legge di conversione. Nel 2002 provano appunto a far partire l'accorpamento in violazione dell'articolo 133 della Costituzione.
Costituzione, primo comma, sui confini provinciali, e il professor Onida, che poi ha fatto una giusta battaglia per lo spacchettamento, però ricordiamoci che il professor, l'emerito professor presidente Onida, scrisse in un parere formale, preso al governo, se non sbaglio, scrisse che sì, se tu devi cambiare i confini di una provincia lo devi fare rispettando l'articolo 133 primo comma, legge della Repubblica sull'iniziativa dei comuni, eccetera. 265, 267, 241. Se invece li cambi tutti, li accorpi, le dimezzi, le province, allora è una legge di riordino, quindi non serve a pregare la procedura. Per come a dire che se modifichi i confini di una regione devi farlo con legge costituzionale, se li modifichi tutti puoi fare come cavolo di fare. E questo è il professor Unida, uno dei pochissimi, che poi adesso ha preso una posizione, è uno dei pochissimi, come infatti come Modundo, come si era avveduto, che si sono assorti finalmente. Allora, dov'è un altro colpo di Stato? Quello, non tanto e non solo quello che ha soppresso l'elezione diretta del Presidente e del Consiglio Provinciale, perché è vero che la Carta delle Autonomie Locali dice che la sovranità deve essere esercitata con elezione diretta anche a livello locale. È pur vero che una sentenza della Corte Costituzionale del 68, se non sbaglio, sui consigli provinciali siciliani disse che l'importante è che ci sia una legittimazione democratica grazie al meccanismo elettorale, e disse il Presidente della Repubblica è una figura democratica anche se eletto indirettamente, e così i consigli provinciali. Quindi la gravità non sta tanto nel fatto che si è fatta questa schifosa riforma dei consigli provinciali, non c'è più l'elezione diretta del Presidente, il consiglio è eletto con un sistema appunto indiretto, ma nelle 10 aree vaste più importanti d'Italia, Roma, Milano, Napoli, Torino, eccetera, le 10 aree su cui è stata costituita la città metropolitana per successione, non per trasformazione rispetto alle province, per queste 10 non c'è proprio una forma di governo democratica, perché non c'è l'elezione dell'elettività dell'organo. Sapete che la Raggi è sindaco non solo di Roma Capitale, del comune di Roma Capitale, ma anche della città metropolitana, ma non è stata eletta da tutti i cittadini della città metropolitana, ma solamente da un corpo elettorale che rappresenta i 2/3 di 2.600.000 abitanti rispetto ai 4.200.000 della città metropolitana. Quindi se siamo comunale sta in mano un'altra maggioranza. Circa 5.000 elettori su 5 milioni. Col voto ponderato, altra violazione della Costituzione. Assolutamente idiota. Perché la Costituzione, articolo 48, dice che il voto è uguale. Va a dare un peso diverso al voto degli elettori di un organo di governo, di un ente territoriale, è di una demenzialità assoluta. Invece il voto con la scheda tipo apartheid del romano rispetto a quello di Rocca Cannuccia hanno dei colori diversi e un peso nettamente diverso, fatto sta che 5 Stelle, come diceva la Raggi stamattina, non ha la maggioranza, ha 9 eletti più lei, mentre il collegio ha fatto da 24 consiglieri metropolitani più un sindaco. Dicevo che non solo a Roma succede questo, a Milano, Napoli, Torino addirittura meno della metà è rappresentato dalla popolazione del comune capoluogo, il sindaco rappresenta solo quella. Fassino era il sindaco del comune di Torino, ora perso con l'Appennino, eppure governava l'intera città metropolitana, perfino la Valsusa, dove non aveva certo il coraggio di affacciarsi a parlare della TAP. I comuni della Valsusa, una trentina, avevano come sindaco metropolitano Fassino. Non è un caso se quella legge Golpe, la legge del Rio, che ha demandato in violazione dell'articolo 117 della Costituzione, che prevede una riserva di legge statale in materia di elezione degli organi di governo delle città metropolitane, la legge del Rio innanzitutto l'ha prevista solo come eventuale, cioè nel frattempo di beccare il sindaco del comune capoluogo come sindaco metropolitano, poi demandò in violazione della riserva di legge, demandò allo statuto la scelta del sistema di elezione. E non è un caso che almeno Marino a Roma l'ha fatta mettere nello statuto della città metropolitana l'ipotesi di elezione diretta del consiglio del sindaco metropolitano, comunque per la quale bisogna aspettare un'altra legge del Parlamento. Ma a Torino nello statuto neanche c'è questa previsione. Quindi a Torino non è nemmeno possibile che si passi all'elezione diretta, seppure il legislatore ordinario, a meno che non va a modificare la del Rio, stabilisse nello specifico il meccanismo elettorale. Ma non c'è nemmeno la forma di governo democratica, perché non c'è rapporto fiduciario tra il sindaco metropolitano, eletto solo da una parte dei cittadini, e il consiglio metropolitano, cioè non, la Raggi non può essere mandata a casa se piazza le discariche.
anche subito fuori dai confini di Roma. Se le piazze a Formello facciamo ritorno, i cittadini di Formello, ci puoi scommettere, guarda, questo è un vero e proprio colpo di Stato, perché si è violato il principio democratico, articolo 1 della Costituzione, il principio di autonomia locale, articolo 5, si è violato l'articolo 117 che parla di elezione degli organi di governo delle città metropolitane, come cavolo hanno fatto a promulgare una legge del genere, a votarla, eccetera. Quindi a mio avviso... Contro tutte le denunce che abbiamo fatto noi. Già dovevano stare in galera. Parliamo adesso brevemente... Ma c'è qualcosa che non hanno violato in questo paese? Penso di no. E questa è una persona fondamentale di questo paese. La riforma, scusatemi se manco di rispetto a qualcuno, di Mastro Sergetto, l'ha fatta Boschina e Pinocchio, perché così li vedo tutte e tre. Allora, la riforma sostanzialmente va a consolidare questo regime dittatoriale, non meno pericoloso di quanto fu il fascismo. Molto più pericoloso. Della procedura, no? Nessuno si mette a contestare i diritti sociali, no? Le riforme sociali introdotte nel Ventennio, qui stiamo parlando di democrazia. Di meno di altro, perché di contenuto. Allora, dicevo, sul bicameralismo la riforma non ha senso, nel senso che se si vuole superare il bicameralismo perfetto era sufficiente lasciare una finta seconda Camera, i 20 presidenti di regione, non gli sta bene una legge, la vogliono rinviare alla Camera senza neanche prendere l'auto di servizio, senza neanche andare a Palazzo Madama, dal loro ufficio o da casa online, se 11 presidenti di regione mandano indietro una legge c'è il riesame, quindi non c'è bisogno. Ma già c'era una parvenza di partecipazione del genere. Era sufficiente, no, fare una cosa del genere, dico, meglio abolirlo il Senato che fare questa porcheria che hanno fatto. Non dimentichiamo che la percentuale dei senatori non eletti si triplica, perché i senatori a vita prima erano 5 su 315, adesso diventano senatori di nomina presidenziale per 9 anni, comunque senatori non elettivi, più mettiamoci il ex Presidente della Repubblica, fatto sta che diventano un vero e proprio partito. Cioè adesso è ufficiale che c'è un partito del Presidente, prima lo sospettavamo, adesso proprio lo scrivono nel giornale. Consentitemi di dire, al di là delle questioni sulla sovranità che riguardano le regioni a statuto speciale, avete letto l'articolo del professor Ainis, preoccupatissimo, perché dice qui andiamo a introdurre un nuovo limite espresso alla revisione costituzionale. Oggi sapete che l'articolo 139 prevede un limite alla modifica della forma repubblicana, cioè non si può modificare la forma repubblicana nemmeno con legge costituzionale. Vari costituzionalisti dissero sì, però prima posso modificare il 139 e poi con una successiva legge costituzionale posso reintrodurre la monarchia. Solito giochetto. Ora sembra che Ainis lo scriva, è un punto su cui non avevo focalizzato l'attenzione, che con questa riforma, quindi invito anche a una verifica, si impedisca una revisione con legge costituzionale degli statuti speciali, cioè andiamo a cristallizzare le attuali regioni a statuto speciale che fino a poco tempo fa addirittura si volevano omologare alle altre in qualche modo, o perché si voleva accentuare l'autonomia delle regioni ordinarie, o perché si volevano togliere privilegi alle determinati privilegi alle regioni a statuto speciale. Adesso creiamo 5 stati nuovi, quindi non abbiamo più la Sicilia, il Trentino Alto Adige, la Val d'Aosta. Sugli aspetti ambientali, la Sicilia è sempre stata uno stato autonomo. E poi se volete un accenno sulla discussione. Sono 2000 anni che è uno stato autonomo. Sulle questioni ambientali, che sono pure, però danno l'idea della confusione che c'è. Questa riforma dice ha voluto semplificare la divisione di competenze tra Stato e Regione. Sì, è vero che sulla carta una potestà legislativa concorrente o ripartita, come c'è stata col vecchio titolo quinto, parte seconda della Costituzione, e come c'è in questo momento in tante materie, il fatto che su alcune materie, per esempio l'urbanistica, che oggi si chiama governo del territorio in Costituzione, lo Stato fa delle leggi quadro, la Regione fa delle leggi di dettaglio. Quindi lo Stato dovrebbe limitarsi quando scrive una legge agli aspetti più generali, altrimenti si dice, a volte la Costituzione ha detto, che queste norme diventano cedevoli rispetto alle leggi regionali di dettaglio. Beh, adesso Renzi dice noi siamo fichi, eliminiamo la potestà concorrente sulle materie in cui era arrivato.
casta e facciamo potestà esclusive dello Stato da una parte e potestà esclusive della ragione dall'altra. A parte il fatto che questa è una finzione, per esempio in alcune materie si ha appunto una potestà esclusiva, per esempio sulle aree vaste, attenzione, Renzi non dice che aboliscono le province, o meglio, si accingono a poter eliminare con successiva legge ordinaria le province dall'ordinamento italiano, ma nessun giornalista dice che al loro posto vengono costituzionalizzate, quindi come obbligatorie, le unioni di comuni. E la Serracchiani qualche mese fa aveva fatto qualcosa è uscito nella sua regione, è stato speciale, lo può fare come le pare, ma quale legge costituzionale. Faceva poi 5 province in Friuli e faceva 13 unioni territoriali intercomunali, in ogni regione si potranno chiamare in modo diverso, il cittadino italiano non capirà niente di chi ha le competenze sovracomunali. E quindi dicevo che si è fatta in alcune materie come sulle aree vaste una finta semplificazione, perché si dice le norme generali sono in potestà esclusiva di un ente e le norme non generali di un altro ente. Però attenzione, c'è una novità, che in materia ambientale tutto quanto, sì, su no, cioè già sta descrivendo in una maniera molto chiara la situazione democratica amministrativa che c'è in questo sistema repubblicano. Però noi le chiediamo se conviene votare sì o conviene votare no. Bisogna votare, è molto semplice. Bisogna votare no, se uno ha cuore, quindi la democrazia, se uno ha cuore la democrazia, sia perché un colpo di Stato già è stato fatto a livello di RAI, è stato fatto a livello di monopolio dell'informazione, è stato fatto appunto conculcando le autonomie locali nelle 10 maggiori città italiane, ci si oltretutto non dimentichiamoci chi è che ha votato questa legge costituzionale, ha votato il Parlamento, che la Corte Costituzionale ha detto essere stato eletto in modo illegittimo, ed è una situazione molto diversa dalla situazione che si verificò nel 94, quando a seguito del referendum Segni che aveva vinto, allora ci fu lo scioglimento anticipato da parte del Presidente Ciampi. Allora il Presidente Ciampi disse: vi mando a casa perché il popolo ha scelto un sistema elettorale diverso, vuol dire che voi non vi reputa più. Ma quella fu una valutazione di merito politico che criticavi, infatti la mera fece gli autoconvocati, poi non riuscì a superare un certo numero, il numero di 300, e quindi rinunciò e Ciampi sciolse le carte. Adesso questi stanno andando avanti dopo una sentenza della Corte Costituzionale che ha scritto che sono stati eletti in modo illegittimo, però non ha avuto il coraggio di dire che aveva un'applicazione immediata. No, ma è così. Perché non poteva la Corte Costituzionale dire al Presidente, che era Napolitano, tu devi sciogliere le Camere adesso, ma è chiaro che c'era già il precedente di Ciampi, Ciampi l'ha sciolte per merito politico, figurati se un altro Presidente non ha l'obbligo di farlo per una illegittimità costituzionale del sistema di elezione del Parlamento. Certamente, quindi, certamente. Quindi no, no e no. Bravo. Sì, l'avvocato Carlo Grande voleva rispondere a tutti. Apprezzando l'esposizione molto chiara e particolareggiata della situazione burocratica, amministrativa e anche politica che vige nell'attuale Repubblica Italiana, io mi permetto di puntualizzare con brevissime parole la chiarezza della terminologia, perché oggi in Italia si gioca molto sul gioco delle parole. Dunque, noi abbiamo due parole, dittatura e tirannia. Quando delle leggi diciamo che non vanno a favore della società, la si chiamano, sono leggi di dittatura. No, la dittatura è l'imposizione, accolta o non accolta, di norme che vanno a favore della collettività, mentre la tirannia è una imposizione di sopruso con l'imposizione di norme che vanno contro la collettività. Questo è necessario e basilare distinguere, una distinzione basilare. Quindi quando si accusa una legge che non va a favore del popolo e la si dice questa è dittatura, questo è fascismo, è una terminologia completamente errata, perché noi stiamo vivendo in termini e in periodi di tirannia, prima e prima. Seconda qualificazione è quella della democrazia.
del discorso molto preciso del signore che appunto ci ha esposto, io colgo una sola parola che è la sintesi di tutto. Stiamo vivendo in grande confusione, ed è la verità, perché tutte queste situazioni che ci pongono nella incertezza non è una chiarificazione, è una confusione, perché la democrazia, quella vera, originale e storica, perché non dimentichiamo